queste piccole cosette, no? Ho detto innanzitutto per noi non era una canzone per bimbi, ma era una canzone per adulti, e infatti gli adulti continuano a cantarle, mi fa piacere immenso. Vorrei ricordare che allora noi per prime lanciamo, io e Tempera, lanciamo che queste canzoni non dovessero essere cantate da un cantante solo, mi ha fatto una sola cagata, scusate, che era Remy. Remy cantata da bambino, tutte le altre giustamente e rigorosamente cantate da cori, cori con cui partecipavano famosissimi artisti che sono diventati famosi, ma che avevamo formato, con i quali avevamo formato un gruppo incredibile, Rosanna Casali, citamene. Rosanna Casale, Fabio, sì. Concato. Fabio Concato, vero. Cioè veramente anche quello che abbiamo... Silvio Teorema, Ferradini, Marco Ferradini, che diventarono tutti poi cantanti famosi, ma erano tutti appartenenti al nostro gruppo, al nostro coro, il Bande dei Bucanieri, tutto... esatto. Hanno... Se voi andate a comprare, chi ce l'ha lo guarda, se lo guardate su Facebook, vedete che non c'è mai un nome solo. C'è solo la banda di... tranne i Micronauti. I Micronauti, ma sa tutto, sei preparata allora, ragazzi. Certo, studiato. No, perché io ormai ho l'arterio galoppante, per cui mi dimentico le date e i nomi. Per esempio il signor sindaco, lo chiamo signor sindaco, ma non so chi è. Che devo dire? Siamo arrivati a un punto tale che addirittura delle volte ci abbracciamo, ma così, perché... ecco, cioè, non c'è un altro motivo. Allora, c'è un altro motivo. Allora, c'è poco da ridere. Adesso veramente a questa ci tengo da morire, perché questa canzone penso sia un formo. Certo, 1978. 78. No, questa la regaliamo a tutti gli amici. Una triade di autori meravigliosi, Albertelli. Un certo Vincenzo Tempera e... Ares Tavolazzi, che è uno dei migliori bassisti tuttora in Elda Bandini, Elda Bandini, conosci Elda Bandini? Ah, ci sono dei nomi, grazie, ci sono dei nomi veramente grandi. A questo ci tengo che cantiate tutti per me. Sa chi è che fa la lucina? Cosa vuol dire? È un segnale di pericolo? È l'assessore. No, se solo l'avevo vista, l'avevo riconosciuta. Hai visto come bella stasera? Era una di quelle che si agitava, come no? E perché è sportiva? No, io sulla la prima fila ci arrivo, è la seconda. Infatti continuo a citare il signor sindaco perché con signora, perché sono in prima fila. Allora mi viene naturale, poi è un barbone come me poi. Anzi, devo dire che mi ha copiato, perché mi ha visto e mi ha detto, però non sta male per te, non stai male, ma anch'io. Sta benissimo anche lui, perché lui è più bello e più giovane, vabbè. Vorrei davvero, nei limiti del possibile, che cantiate un furbo. Perché è troppo bella. È troppo bella.
vorrei ricordare come e come si vive un grande successo. Io l'ho conosciuto e lo conobbi esattamente in uno, come si chiama, palazzetto dello sport. Stava suonando Guccini, che penso che sia lontano mille miglia da questo mondo. Invece non è vero per niente, perché mentre il palazzetto stava cantando le sue canzoni, sapete che si è ritirato recentemente, no? Io parlo di 2 o 3 anni fa, i ragazzi, 4.000 persone, tirano fuori le distorsioni, un forobò, mangialibri, cibernetica, insalata di matematica, e io gli dico, cosa fanno? E lui dice, allora lui che parla nell'erbe, no? Il signorino, e gli dice, no, ma non ci devi preoccupare, perché questi ragazzi le sanno tutte a memoria queste cose, loro vengono per me, ma poi cantano queste qua, un forobò vero orchestra, e cantarono un forobò 4.000 persone, è una grande emozione sapere che c'è Guccini e Albertelli. Lo so che mi toccherà di stare con loro per separare magici, per scritto per casa, anche per quello che non sapevo un tubo. Ne sapevamo niente, ci avevano detto che era un cartone giapponese che si chiamava Atlas Ufrobo, finite lì. E basta. Pensò uno che fa, scrive, inventa delle parole. Perché allora le parole si facevano col compositore. Questo è, no, cominciare perché se arrivo in prima, io arrivo, lì con la vista. Signor Sindaco, per favore, non mi faccia emozionare, ho detto, non so se si è resisto, la prego. Allora andiamo avanti, se vi divertite, perché sennò non vogliamo lì con le sigle. No, andiamo avanti. Andiamo avanti, mi hanno detto, perché anche i ragazzi per prepararsi si sono fatti un mazzo terribile. Siamo sempre nel 1978. Yeah. 78, allora è Goldrick. Eh sì. Grazie. Albertelli, Tempera, Massimo Luca. Ma è per te bene.
Brava Furia! Grazie! Abbiamo avuto la percezione di aver fatto qualcosa di grande, perché capita raramente di avere queste emozioni forti in testa, insieme abbiamo aperto una scuola. Noi siamo come la settimana di Mistica, vantiamo 147.000 tentativi di imitazione, ma non c'è, come si chiama quella cantantina? Cristina D'Avena e Compagnia Bella, che raggiunge i vertici. No, no.